Arte, la mostra Contagi, che fa parte del Festival Miniera, spezza gli schemi e la politica diventa installazione per sottolineare il problema del mancato ascolto degli artisti dal mondo politico. Sono 6 le sale espositive, una per ciascuno degli artisti che espongono le loro opere in un percorso sensoriale. La mostra è stata curata e realizzata da Carlo Sillitti, inaugurata dal mecenate Antonio Presti sabato. Contagi è condivisione, contagi è lavorare assieme, contagi è avere un obiettivo comune, contagi è una convergenza energetica, contagi è il vivere la città per come deve essere vissuta, con senso di appartenenza, con amore per la propria città e amore verso chi questa città la ama e lavora per essa. Parole, colori, musica, installazioni tridimensionali, linguaggio artistico misto e trasversale che punta alle nuove generazioni. Per realizzare questa mostra abbiamo avuto anche degli amici che sono venuti a collaborare. La realizzazione della mostra abbiamo impiegato circa 2 mesi, forse qualcosina in più, ma con uno staff di persone che sono anche le persone che hanno partecipato ad Apertamente. In realtà questa mostra è, diciamo, il prolungamento di Apertamente, la parte terminale di Apertamente. Ritengo che la bellezza debba essere contagiosa quando c'è bellezza, per cui noi ci siamo assunti una responsabilità di considerare la bellezza secondo il nostro punto di vista, per cui vogliamo contagiare chiunque. 6 artisti coinvolti oltre Sillitti, Lorenzo Maria Ciulla, Ursula Costa, Ettore Maria Garozzo, Anna Giannone, Roberto Pistis e Loris Viviano. Noi ascoltiamo gli artisti e gli diamo gli spazi. È l'elemento positivo di arte che si insinua nella difficoltà quotidiana.